Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata. Allora, oggi siamo qui per girare i video TBR per il 2020. Infatti, vi andrò a elencare quei libri che vorreste leggere e quali sono i buoni propositi per quest'anno. Perché sicuramente ogni anno è bene cominciare ponendosi degli obiettivi. Quindi, io direi di far partire la sigla e di vederci subito dopo. Eccoci qui, iniziamo subito con un macro settore. Sto parlando del fantasy. Il primo libro di cui vado assolutamente leggere è Queste oscure materie di Philip Pullman, a cui vi porto la bussola d'oro. Come vedete io ho questa edizione del film quando uscì, quindi io questo libro vi dico già che l'ho letto qualche anno fa, però adesso non ricordo assolutamente niente, ma per quest'anno voglio assolutamente leggere tutti i libri della trilogia. Quindi sicuramente di questo testo parleremo fra pochissimo, perché io ho già sia questo che il secondo volume, dovrei riprendere ancora il terzo, ma non è un problema. Quindi sicuramente la saga di Pullman verrà letta. Un'altra saga fantasy che voglio assolutamente recuperare è Nevernight, di cui metto l'immagine qui al lato. Ne ho ben sentito parlare ovunque, sono usciti quei bei volumoni della Oscar Wilde che sono davvero bellissimi, anche se io ho un problema con le edizioni troppo 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 grandi, perché per me diventa abbastanza pesante, perché comunque pesano proprio letteralmente. Io voglio quei libricini leggeri, carini, che si possono portare tranquillamente in borsa, perché per me è importante potermi portare un libro dietro, appunto per questo di solito uso molto spesso il Kindle. Però ecco, sicuramente è una saga che voglio leggere, come voglio assolutamente finire di recuperare il terzo volume uscito della saga dell'Attraversa Specchi. E sicuramente mi è piaciuto il secondo volume, forse lo giudico un passo avanti, ma avrei preferito vedere anche qualche altra cosa in più. Io adoro follemente l'ambientazione, mi piace tantissimo, ma non riesco a avere proprio nessun feeling con Ofelia. È il mio problema con questa saga, mentre tutto il resto mi piace moltissimo. Ma chissà, forse con questo terzo volume ci sarà una svolta. Un'altra saga fantasy che devo assolutamente recuperare è quella di The Witcher. Vi anticipo che ve ne parlerò meglio nel wrap-up, perché ho letto già il primo volume. Il primo volume si rifà totalmente alla serie, cioè la serie si rifà al primo volume, perché sostanzialmente, come nella serie, si tratta di una serie di racconti. Non è un romanzo lineare, appunto, ma sono vari racconti su The Witcher, sul nostro Geralt. Ho visto anche la serie, mi è piaciuta. Ma capisco che questo lavoro di mettere comunque una serie di racconti in forma televisiva è un po' complicato, però devo dirvi che in realtà secondo me l'obiettivo è stato abbastanza raggiunto, è una buona serie. Altro autore fantasy che devo assolutamente, ma proprio assolutamente, recuperare è Sanderson. Io ve l'ho detto già più volte perché lo amo follemente per Mistborn. E sicuramente è un autore che voglio approfondire, perché io ho letto soltanto Mistborn, tutti e tre i libri, ma appunto devo continuare perché c'è il quarto volume della trilogia, anche se è ambientato molto dopo, e ci sono comunque altri filoni che lui ha portato avanti e io devo assolutamente recuperarli tutti. Poi cambiamo argomento perché vi parlo di classici e in questo caso vi porto questi tre libri che vorrei assolutamente leggere. Allora, il primo è Gente di Dublino di Joyce, qui in questo caso appunto vi parlo di un classico moderno e fa parte di quella schiera di autori che vorrei leggere ma che mi spaventano a morte. Beh, questo penso che sia proprio forse una delle vette più alte in questo senso. Il secondo testo che voglio assolutamente leggere è un classico della letteratura americana. Sto parlando di Moby Dick di Melville. Allora, ho questa edizione stratosferica, io adoro follemente questa edizione della Burr, me l'ha regalata mia madre lo scorso anno per Natale, quindi assolutamente è arrivato il momento di leggerlo e non lo so, mi spaventa a morte anche questo, ho paura che l'argomento non mi appassioni così tanto, perché forse questo è un genere di letteratura che non mi prende tantissimo, ma io invece spero che invece questo volume in particolare mi prenda a mille, mi rapisca e mi porta con sé. Poi, anche se il testo non si rivela il massimo della vita, devo dirvi che comunque però l'edizione è proprio talmente tanto bella che possiamo passarci sopra. Il terzo volume è un mattonazzo, nel vero senso della parola, in questo caso, perché sto parlando di Tolstoj con Guerra e Pace. In questo caso vi porto appunto l'edizione della Mammut della Newton Compton,
non è comodissima, ma io forse vi ho già detto in qualche video che l'ho recuperato in un mercatino, l'ho pagato veramente 2-3 euro. Quindi non mi sono mai decisa a comprare una nuova edizione perché mi sembrava uno spreco avendocelo già in casa. Anche se è un'edizione che a me non piace tantissimo, nel senso che comunque è scritta abbastanza fitta e quant'altro. Io ho già provato a leggere e sono rimasta scoraggiata più volte, però quest'anno io devo finirla. A costo anche di farlo a brandelli, di non leggere più nient'altro. Mentre sto leggendo questo libro deve essere letto quest'anno. In tema di graphic novel, tre sono quelle che vorrò assolutamente recuperare quest'anno e ve le faccio vedere. La prima è Mercedes di Daniel Quejo, di cui ho anche l'autografo che vi faccio vedere. Se mi seguite su Instagram già l'avete visto. Eccolo qui. Adoro. C'è Mercedes con la copertina. Bellissima. E io adoro Daniel Quejo. L'ho iniziata a seguire su Twitter prima che per la sua produzione letteraria. E poi ho scoperto in seguito che lui appunto aveva pubblicato già qualcosa per la BAO, e quest'anno poi a fine anno è uscito anche Mercedes, di cui appunto l'autografo perché l'ho visto a Più Libri Più Liberi, quindi assolutamente questo va letto. Poi un'autrice che anche quest'anno ho scoperto non grazie a Twitter ma grazie a Instagram è Fumetti Brutti, sto parlando di romanzo esplicito, quindi sicuramente quest'anno questo verrà letto, non vedo l'ora perché io adoro da matti Iole, mi piace tantissimo come usa la sua arte per parlare di se stessa, della sessualità e di quant'altro perché è davvero bravissima e si merita tutto l'amore del mondo e spero di leggere questo testo al più presto e di rimanere veramente folgorata perché il suo racconto sui social mi piace tantissimo. Infine, un grande classico delle graphic novel che ho recuperato con l'unboxing del libraccio di qualche mese fa e quindi ho pagato a metà prezzo, sono troppo soddisfatta di questa cosa, è Mouse di Spiegelman. Quindi qua c'è la riproposizione di un campo di concentramento dove i gatti sono i nazisti e i topi sono gli ebrei. Sarà una roba devastante. Passiamo invece adesso a un altro argomento. Qui vi porto due grandissimi romanzieri americani, uno in vita e uno purtroppo per noi è deceduto non tanto tempo fa. Sto parlando innanzitutto di Paul Auster con 4321, perché sicuramente ho desiderio di recuperare questo autore, l'ho iniziato già a fare nel 2019 leggendo Foglie di Brooklyn e devo assolutamente continuare in questo mio recupero. Non vedo l'ora di leggere questo libro perché se ne è parlato in lungo e largo ed è stato proprio uno dei libri top di 2 anni fa e arrivo un po' in ritardo, ma arrivo. Poi l'altro autore americano di cui vi parlavo prima è uno dei più grandi, se non il più grande, e in questo caso vi parlo di Philip Roth e per esempio voglio leggere Il teatro di Sabbath con questa edizione. Ho altri Roth da leggere in libreria, però ecco dai, ce la farò. Vi giuro che ce la farò. Adesso vi faccio vedere tre Adelfi, che sono tre Adelfi di tre scrittori di cui io voglio assolutamente continuare a leggere, perché ho già letto qualcosa e sono tre autori con cui io mi trovo veramente tanto, tanto, tanto in sintonia. La prima autrice di cui voglio assolutamente leggere è Shirley Jackson con Lizzie, qui si parla di personalità multiple. Poi voglio assolutamente continuare al mio recuperone di Faulkner, in questo caso vi porto Mentre morivo, che è una saga familiare. E a me piacciono tantissimo tutti quei testi dove la famiglia è al centro della narrazione e poi adoro follemente Faulkner. E infine vi porto Yoshe Kalb di uno dei miei autori preferiti di cui vi ho parlato tantissimo perché adoro follemente la famiglia Karnowski, di cui l'ho messa al primo posto per le più belle letture del 2019. E sicuramente devo finire di recuperare tutta la sua bibliografia. Purtroppo non ha pubblicato tantissimo in italiano, non è pubblicato tantissimo, ma recupererò tutto quello che c'è, assolutamente. Sempre rimanendo in tema Adelphi, c'è un libro che devo assolutamente leggere. È una promessa, ma davvero una promessa, perché è un bel mattone di proprio, anche nelle edizioni in questo caso. Sto parlando di Grossman con Vita e Destino. Allora, finalmente l'ho recuperato l'anno scorso con gli sconti Adelphi e
Io non vedo l'ora, cioè ogni volta che entro in camera guardo la mia libreria e lo vedo lì e penso, ah, che bello, ce l'ho davvero, posso leggerlo. E quest'anno devo assolutamente leggerlo, qua si parla dell'assedio di Pietroburgo ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quindi è un bell'argomento abbastanza pesante, però se ne parla sempre tanto, 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 tanto bene. Altro testo che voglio assolutamente leggere per quest'anno e non mi posso più esimere perché io l'ho studiata anche un po', quindi diciamo che per quanto riguarda gli studi sul femminismo è davvero improbabile dirsi tale senza aver mai letto Simone de Beauvoir con Memoria di una ragazza per bene. Ovviamente ci sono anche altri testi più incentrati sul tema del femminismo, questo è un memoir. Ma sicuramente la De Beauvoir è qualcosa da recuperare, perché appunto vi dicevo io l'ho studiata già anche per la tesi, per altre questioni di università e adesso devo leggerla assolutamente. Ho questa edizione che adoro tantissimo, io adoro tantissimo questi Yeat super scrittori, mi piacciono proprio tantissimo, in libreria fanno un figurone pazzesco. E infine, come buon proposito per questo 2020, voglio portare avanti due reading challenge. Una è la Leggo Arabo, di cui metto l'immagine qui al lato, di Elena, del canale Elena in Bookland. Sicuramente se la seguite su Instagram già avete visto, e, però appunto ve la ripropongo, lei appunto è un'arabista e ha pensato bene di dare una challenge in materia. Challenge che adoro tantissimo perché mi permetterà di leggere cose nuove. Voglio uscire un pochino dalla mia comfort zone, è un macro argomento che a me appassiona tantissimo, mi interessa tantissimo questo mondo e voglio leggere più autori che provengono appunto da questi paesi e questa è l'occasione perfetta, anche perché Elena è stata bravissima, ossia ha organizzato la questione con 12 libri, uno per ogni mese ha un tema diverso. Questo mese si parla della questione israelo-palestinese e probabilmente ho già deciso cosa leggere, ma ve lo dirò più in là. Quindi ringraziamo Elena per averci coinvolto in questo progetto e darci la possibilità di conoscere nuovi autori e nuove autrici. L'altra reading challenge è la Reading Women Challenge, che ho scoperto su Instagram e questa è un pochino diversa, ossia ci sono proprio, non è una lettura al mese, ma appunto ci si può organizzare come più si vuole. Questo perché? Perché voglio leggere più scrittrici. E soprattutto è una challenge, essendo internazionale, perché di una pagina internazionale, mi permetterà di appunto di conoscere autrici un pochino più lontani da certi giri di conoscenze. È bene comunque sempre appunto ampliare un pochino gli orizzonti. Allora, io direi che per adesso ci fermiamo qui. Di buoni propositi ne ho tantissimi, spero di riuscire a realizzarli. Ci proverò con tutte le mie forze e sicuramente appunto voglio cercare di leggere tutti i libri che avete visto, quindi questi sicuramente saranno i libri che devo portare a casa quest'anno. Ho messo l'obiettivo di lettura di quest'anno su Goodreads con 50 libri, quindi già se riuscissi a leggere questi sarei già un bel passo avanti, ecco. Quindi vi ringrazio per essere stati insieme a me e vi do un grosso bacio e ci vediamo settimana prossima con il wrap up. Ciao ciao!